Quindi è il caso di dire finalmente si comincia? Finalmente si comincia, si parte, un progetto nazionale che si articola anche in Umbria, sabato 16 a Perugia, prima assemblea di sinistra italiana, dal titolo La sinistra che cambia l'Umbria, la necessità del cambiamento, la necessità di rappresentare le istanze sociali e civili che sono disconosciute dal governo Renzi, da un sistema della rappresentanza politica assolutamente inadeguato. Bravi, quanto spazio c'è ancora per la sinistra, in realtà, nella politica italiana? Ma io credo che ci sia uno spazio enorme, sia in Italia che in Umbria, anche perché il Partito Democratico tutti i giorni dimostra di aver dimenticato la rappresentanza del mondo del lavoro e dei ceti sociali più deboli, dal Jobs Act alla situazione drammatica che vive l'Umbria, che tutti i giorni vede una crisi sempre più pesante, rispetto alla quale il governo ha scelto di stare dalla parte della Confindustria, dalla parte dei poteri forti, il governo e il Partito Democratico. Quindi c'è uno spazio enorme per una sinistra di governo, una sinistra assolutamente non minoritaria. Un'altra perversione, Vinti, che arriva dal passato non troppo remoto è quella della legge Fornero. Che si può fare, se si può fare, se si farà? Si possono fare tante cose. Uno dei provvedimenti dentro una politica di restrizione, di restringimento dei diritti sociali, dei diritti civili, è stata quella di togliere un pezzo significativo del diritto alla pensione. Un provvedimento iniquo che ha penalizzato i lavoratori, che continua a penalizzare le giovani generazioni. Per quanto ci riguarda, come sinistra, pensiamo che è una legge che va cancellata, che va costruita attraverso la solidarietà delle nuove generazioni, una nuova idea di previdenza. L'appuntamento prossimo ce lo descrive, come vi siete organizzati, come attraverso i media naturalmente, ma siete anche social a questo punto per cercare di far arrivare le persone a voi? Stiamo provando a fare una grande innovazione nella storia della sinistra perché vogliamo fare un partito nuovo, diverso, capace di essere vicino ai cittadini. Per questo utilizziamo tutte le tecnologie a nostra disposizione che si affiancano alla vita territoriale delle assemblee, dei comitati che in ogni città si stanno formando anche in Umbria. Useremo anche i social e delle piattaforme informatiche per definire insieme i programmi e prendere delle decisioni. È un segno di democrazia che ci sta particolarmente a cuore, in una fase in cui il governo punta invece a restringere gli spazi di partecipazione. C'è l'idea che l'uomo solo al comando sia sufficiente. Noi crediamo invece che allargare, ascoltare i bisogni dei cittadini sia la prima base di partenza utile per provare a definire delle soluzioni innovative. Per dirla tutta, ad esempio, il tema dei referendum, della possibilità per la cittadinanza di esprimere la propria opinione sulle cose è per noi un tema centrale, a partire da quello di domenica sulle trivelle, in cui speriamo che questo paese dimostri di essere dalla parte dell'ambiente. Ne siamo certi e ci puntiamo molto.